Benvenuti a 800 Oscuro. Oggi parliamo di un caso torinese, un caso avvenuto a fine dell'Ottocento nel cuore di Torino, della città di Torino. Ci troviamo a casa di Angelo Mustone, che è un anziano medico di 84 anni, piuttosto facoltoso. Pare che avesse un patrimonio valutato sulle 60.000 lire, che sarebbe il corrispettivo di 240-250.000 euro di oggi. Questo ex farmacista aveva una farmacia lì vicino, che esiste tutt'oggi ma si è spostata in via Giolitti, vive appunto in via Lagrange al civico 14, che è un isolato tra via Cavour e l'attuale via Giolitti, e sta vicino alla questura. Fra l'altro al civico successivo c'è proprio un ingresso che portava alla questura lì vicino, un ingresso aggiuntivo dedicato, questo come curiosità, perché a un certo punto ovviamente quando interviene la questura per andare a controllare in casa sua probabilmente ci mettono quei 20 secondi netti, perché stavano già lì. Cosa succede al povero Angelo Mustone? Allora, lui è un vecchietto, però insomma dal suo ritratto viene fuori che tanto etto non era, perché era un bell'omone con la mascella volitiva, abbastanza in carne, e comunque viene diciamo descritto dal vicinato come un uomo sano, vegeto, quindi stava bene, e misantropo. In questo caso probabilmente non stava molto simpatico alla gente, o magari amava più che altro stare per i cavoli suoi. Tanto cavoli suoi no, perché poi in realtà aveva una donna di servizio il cui nome è Lucia Magis. La poverina, anche lei non fa una bella fine. Lucia era una donna di servizio, alias Fantesca, come si diceva allora, di 25 anni, che viene descritta come una bella ragazza, bella ovviamente coi canoni di allora, una ragazza abbastanza piccina, tondetta, con un'aria sveglia. Pare che fosse una ragazza spigliata e piuttosto libera. Libera sia nel gestire la casa, perché il dottor Mustone le faceva fare un po' quello che voleva, perché era diciamo dipendente anche da lei, e si fidava e si affidava a lei, e anche un po' pare libertina, perché faceva chiacchierare ogni tanto, forse semplicemente perché aveva 25 anni e ancora non era sposata. Comunque aveva un amante che era un sarto, che pare abitasse lì vicino. Lo cito perché per me è importante, ma nessuno mai ne parlerà poi di questo sarto. E poi aveva un cugino che abitava e aveva una bottega, diciamo, non distante, una bottega di cereali, con il quale faceva lunghe passeggiate praticamente ogni domenica. Anche su questo ovviamente la gente amava parlare. Cosa succede? Allora, la notte dell'8 settembre del 1878 qualcosa in effetti succede tra le 11 e mezzanotte. Da quel momento non si hanno più notizie dei due, nel senso che qualche giorno dopo c'è una festa di paese e inizia a diffondersi la notizia che qualcuno li ha ammazzati. Ancora nessuno ha visto niente, nessuno è entrato in quella casa, però la notizia si sparge. Infatti era successo il giorno prima, il giorno stesso, che il portiere del palazzo fosse lì a farsi affari suoi, e a un certo punto uno sconosciuto, passando, gli disse: ma è vero che è morto il dottore? E lui si rese conto che era qualche giorno che in effetti non vedeva né lui né la Fantesca uscire di casa, e si è premurato di andare a bussare. Nessuno rispondeva. È andato a cercare il nipote, che abitava anche lui non distante, quindi anche il nipote, apro e chiudo una parentesi,
un'altra delle persone che non è mai stata considerata. Comunque va dal nipote, bussa alla sua porta, gli chiede notizie, il nipote dice: guarda, io non so niente, provo a sentire la sorella. La sorella abitava a Pinerolo, il nipote le manda un telegramma, scopre che non è lì il dottore, non è, e quindi chiama la polizia, la questura. La polizia irrompe a casa di Angelo Mussone e deve spalancare tutto perché c'è una puzza di cadavere pazzesca. Spalancano le finestre e la luce mostra il letto che stava nella prima stanza entrando, che era la stanza di Lucia, e sul letto c'è la povera Lucia con la gola tagliata da parte a parte. I poliziotti proseguono e trovano nella stanza in fondo, l'ultima stanza, la stanza padronale, il dottore a sua volta ucciso con la gola recisa e un forchettone da cucina infilato nel collo. Questo forchettone poi venne fuori che era della cucina del dottore, che probabilmente era uno strumento che lui aveva cercato di utilizzare in sua difesa, ma non era ovviamente riuscito, anche perché sarà stato anche grosso, ma aveva 84 anni, quindi non ha avuto la meglio. Mentre diciamo il resto della casa è abbastanza in ordine, inclusa la stanza dove la povera Lucia ha perso la vita, la camera del dottore è tutta soqquadro, il tavolo da notte è ribaltato e per terra ci sono titoli di risparmio e libretti, cose che effettivamente fanno pensare a un'aggressione per furto, però sono lì. Poi il nipote dirà che qualcosina è scomparso. In ogni caso, le indagini partono e c'è un brigadiere, Tommaso Bianchi mi sembra si chiamasse, comunque un brigadiere che si ricorda di questo, gli viene detto mentre sente i vicini, gli viene detto di questo cugino, e quindi prova a parlarne al questore. Il questore non gli dà molto peso, dice: vabbè, adesso cerchiamo l'assassino, poi parleremo col cugino e lo avviseremo, il cugino di Lucia. E però il brigadiere ha questa intuizione, decide di andare a cercare questo cugino e riesce a trovare appunto la casa di Giovanni Pipino, o la bottega di Giovanni Pipino. Va da lui, la sua casa sta all'angolo tra l'attuale via Mazzini e San Francesco da Paola, e lo prende così e lo porta in carcere senza ordine preventivo. Quindi il 19 settembre Giovanni Pipino, 37 anni, viene arrestato. Quell'arresto apre e chiude ogni indagine. Pare che tutti gli indizi accusassero lui, perché lui non aveva un alibi. Non c'erano prove concrete, se non chiacchiere, ma non aveva un alibi perché viveva da solo. In 448, quindi, entro la fine dell'anno, se non inizio l'anno successivo, viene montato parte del processo e c'è un'attenzione del pubblico che manco la Franzoni dei tempi nostri. Tutti colpevolisti, addirittura durante il processo c'era la fila, c'era gente fuori che voleva entrare per sentire, per vedere sto Giovanni Pipino, il massacratore di poveri anziani e povere cugine. Morbosità spinte, alcuni giornali dicevano che addirittura Lucia fosse d'accordo col cugino, ma poi lui, preso da avidità, avesse deciso di uccidere anche lei. Poi viene fuori che forse c'erano due conche nel letto, quindi di Lucia, e quindi Lucia forse era in compagnia di qualcuno. Giovanni Pipino cerca ogni tanto di intervenire, viene tacitato e i suoi avvocati sono poco più che ascoltati. C'è un'aria di morbosità anche da parte del
presidente del tribunale, che è veramente impressionante, sta di fatto che viene condannato a morte. Cosa succede però? Che in realtà di prove non è che ce ne fossero molte. Quindi, qui una curiosità, che perfino Edmondo De Amicis andò a sentirsi sto processo. Comunque, la sentenza di condanna a morte in realtà venne poi trasformata, perché appunto le prove in realtà non c'erano. Fra l'altro alcuni testi, che a loro volta vennero trattati malissimo, parlarono molto bene di questo Giovanni Pipino. C'era un ex commilitone che disse che gli aveva insegnato a leggere e a scrivere, un altro che gli aveva insegnato a suonare. Insomma, non sembrava molto il genere killer. E in ogni caso la pena di morte venne commutata nel settembre del 79 a lavori forzati a vita, e il Pipino venne rinchiuso in carcere a Finalborgo fino ottobre del 1901, e in quell'anno venne commutata la pena e probabilmente uscì. Chi ha ucciso Lucia e il dottore? Non si sa. In realtà i sospetti potevano essere molti di più. Sta di fatto che fu un crimine davvero molto violento, e che per fretta di chiudere un caso così brutale probabilmente non si fecero tutti i controlli e tutti gli interrogatori che avrebbero potuto essere fatti. Vi lascio alla prossima puntata. Grazie.